Un saluto cordiale a tutti voi da Francesco Pirrone, dai colleghi qui presenti Attilio Castellucci e Roberto Daffinà, per parlare sulle visite medico di controllo, con particolare riferimento ai presupposti nonché alle giustificazioni, che lo determinano. Chiaramente una visita medico di controllo viene avviata perché il datore di lavoro deve effettuare alcune azioni di verifiche allorquando vi è uno stato di malattia che viene a determinarsi a carico del dipendente. La malattia, che ricordiamo giusto per dare qualche spunto, è una sospensione temporanea della prestazione lavorativa che dovrà però giustificare proprio perché il periodo di malattia verrà remunerato dal datore di lavoro. La visita medica di controllo, in effetti, è finalizzata ad accertare le condizioni che legittimano, quell'assenza. Non tanto intesa a verificare lo stato di salute in sé per sé, ma lo stato di incapacità lavorativa a svolgere per quel periodo le mansioni proprie. Ecco perché viene visualizzata in questa slide: il controllo non è sullo stato di malattia, ma sull'incapacità di lavoro, nonché sulla durata di tale incapacità. Non si entra nel merito più di tanto della diagnosi, quindi del medico. Per quanto riguarda la normativa, vi è stata nel tempo un susseguirsi di norme che poi sono andate a coagularsi nell'articolo 55 septies del decreto legislativo 165/01. In effetti, questo scaturisce poi dalla legge Brunetta, il 150/2009, e in particolare in questo articolo venivano poste un riassunto delle principali norme che governano questa attività di controllo, nonché porre in evidenza chi è il responsabile che debba effettuare queste visite e in capo allo stesso quali eventualmente sanzioni vanno esercitate nel momento in cui questa azione di controllo non viene effettuata. La visita medica di controllo, in linea generale, deve essere avviata nel momento in cui arriva una comunicazione chiaramente al servizio di riferimento. In ISPRA, il servizio di riferimento a cui comunicare lo stato di malattia e il servizio trattamento economico. E vi è un numero attivo 06 5007 2115, attivo 24 ore su 24, nonché una segreteria telefonica che consente comunque questa attivazione, che permette di poter registrare nome e cognome del dipendente, nonché l'indicazione del periodo di malattia per il quale è prevista l'assenza. In questa occasione colgo l'occasione appunto di dire che è utile precisare, qualora sia all'inizio della giornata, ricordiamo che entro le 9 va dato questa indicazione, l'eventuale spostamento nella giornata presso il medico per il rilascio della certificazione. Su questo punto di vista voglio far emergere il fatto che molte volte viene immaginato che la visita medica da parte del medico di controllo costituisce di per sé certificazione medica da presentare all'ufficio. No, in ogni caso il proprio medico dovrà comunque certificare lo stato di malattia anche se trattasi di un solo giorno. La mancanza di comunicazione, attenzione, perché costituisce inosservanza dei doveri d'ufficio e viene sanzionata. Sotto questo profilo è stata data comunicazione a tutti i colleghi mediante vari comunicati al personale, da ultimo il numero 361 del 9 agosto 2012. Ma in ogni caso, questa indicazione è già inserita all'interno delle CCNL della ricerca. Le
fasce orarie nelle quali è prevista la reperibilità dei dipendenti sono in effetti variate nel tempo. L'ultima previsione è quella del DM 18 dicembre 2009, in base al quale per i pubblici dipendenti, quindi ancora vi è una differenziazione rispetto ai lavoratori privati, avviene dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Voglio precisare in questa occasione che però non riguarda soltanto i giorni lavorativi questa fascia di reperibilità, ma compreso il sabato, la domenica, certamente allorquando vi sia un'assenza che è prolungata e che è intervallata da questi giorni di assenza, e comunque da tutti i giorni non lavorativi previsti durante il periodo di assenza. Il controllo viene richiesto dal primo giorno di assenza di malattia, ma è facoltà del datore di lavoro scegliere in quale giornata. Per cui faccio un esempio: se un'assenza parte ad esempio da giovedì fino al successivo mercoledì, il datore di lavoro può scegliere in quale giornata venga inviata la visita medico di controllo. Ecco perché dicevamo appunto la reperibilità di sabato e di domenica in questi casi. Per quanto riguarda l'espletamento della visita, evidentemente ci possono essere dei casi nei quali il dipendente contestualmente ha necessità di allontanarsi dalla propria abitazione. Ecco perché nel caso di allontanamento dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità, il dipendente deve darne sempre preventiva comunicazione, perché la comunicazione che viene data a posteriori viene presa in considerazione solo ed esclusivamente nel momento in cui viene rilevato lo stato di estrema necessità. Diversamente, la comunicazione postuma dello spostamento dalla propria abitazione verso anche il luogo dello studio medico, ovvero dello studio di diagnostica, costituisce comunque assenza non giustificata. Su questo punto di vista è altrettanto importante dover rilevare l'attenzione che dovrà porre il dipendente nel momento in cui viene redatto il certificato medico da parte del proprio medico di base, appunto. Ciò perché in automatico il medico di base fa riferimento all'indirizzo di residenza. Ebbene, in quella circostanza è da valutare qualora quell'indirizzo non sia per il periodo di malattia quello valido, ed indicare pertanto durante il momento di redazione del certificato quello esatto. Questa mancanza costituisce evidentemente un ulteriore dato non rilevabile e sanabile successivamente. In effetti l'articolo 55 septies del decreto legislativo 165, quindi in questo caso diciamo quindi una norma di legge, prevede che questo certificato medico debba essere inoltrato mediante il servizio telematico sulla piattaforma IMSS e questo a sua volta sulla posizione del profilo del datore di lavoro che ha visione del certificato, tranne la parte della diagnosi. Ciò determina intanto, da precisare, il fatto che qualora il medico abbia difficoltà nel redigere il certificato telematico, deve prendere contatti con il contact center dell'INPS, dove vi è un'apposita sezione che prevede il percorso di assistenza nel caso di difficoltà, ciò in quanto i certificati cartacei sono sostanzialmente non più considerati tali se non per, anche in quel caso, estrema necessità,
È tenuto conto anche del fatto che ormai con la nuova normativa da marzo di quest'anno i certificati medici sono stati sostituiti anche in quel caso da certificati telematici da parte di ciascuna regione. Il lavoratore quindi deve dichiarare l'amministrazione di appartenenza perché va ad agganciare qual è l'amministrazione appunto. È il domicilio abituale qualora la residenza non sia quella che invece deve essere presa in considerazione nel caso dell'eventuale visita di controllo. Visita di controllo che ricordiamo è facoltativa da parte del datore di lavoro se non quando trattasi dei giorni immediatamente o successivamente a quelli non lavorativi per i quali vige l'obbligo dell'invio della visita domiciliare. Detto ciò, ricordiamo che questo aspetto dell'invio del certificato medico telematico sostituisce a tutti gli effetti quello che trovavamo ciascuno di noi nelle CCNL della ricerca, allorquando nello specifico articolo si citava che entro 2 giorni doveva essere reso disponibile al datore di lavoro. È chiaro che se non viene messo un certificato medico telematico, continua a sussistere quel principio. E attenzione, perché il fatto che i medici eventualmente non producano un certificato medico telematico, il datore di lavoro ne deve avere conoscenza, perché ai sensi delle indicazioni formulate dalla funzione pubblica in accordo col Ministero della Salute, dovrà segnalare il medico inadempiente con la motivazione che ha determinato la non certificabilità telematica all'ASL di riferimento, cioè al fine non solo di prevenire degli abusi, ma per determinare un uniforme comportamento all'utilizzo dello strumento telematico indicato. Nel caso di Ispra già sono arrivate situazioni che hanno determinato in questo caso 4 segnalazioni in questo senso. La visita medica di controllo è da precisare che determina per taluni casi delle esclusioni dell'obbligo di reperibilità, ma l'esclusione dell'obbligo di reperibilità però viene intanto determinato allorquando vi è un'indicazione specifica da parte del medico nella redazione del certificato online. Quindi parte già da lì il momento nel quale non solo è importante verificare che sia correttamente indicato il luogo di reperibilità del dipendente, ma anche che ci siano le eventuali indicazioni in ordine ad eventuali stati di esenzione. Queste esenzioni riguardano i colleghi che hanno patologie gravi che richiedono terapia salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi e connessi all'invalidità derivanti da cause di servizio o da infortuni sul lavoro. Attenzione sempre ad avere ben presente il fatto che l'esonero dalla reperibilità non determina un esonero anche della visita di controllo. La visita di controllo in ogni caso può esserci, non si viene sanzionati nel momento in cui si va verso il luogo di domicilio del dipendente, ma la successiva visita ambulatoriale presso l'INPS nel caso di assenza del dipendente dovrà comunque essere in ogni caso poi espletata a tutti gli effetti. E abbiamo detto anche che nel caso di difficoltà di invio del certificato oppure di anomalia di funzionamento della casella di posta elettronica del medico, il dipendente che cosa fa? Quantomeno, perché può esserci quindi il caso che viene emesso il certificato telematico ma per vari motivi non può essere trasmesso direttamente alla piattaforma INPS e alla visibilità del datore di lavoro. E allora in questo caso il dipendente richiede il numero identificativo del certificato emesso e lo comunica alla pubblica amministrazione stessa, in questo caso all'ISPRA al numero 2115, che era il nostro numero di segreteria telefonica, che
attiva 24 ore su 24, permetteva di acquisire tutte le vostre segnalazioni. I certificati medici propri, ricordo sempre, che sono direttamente visualizzabili sul proprio profilo attivo nel portale IMSS. Come ricorderete, ognuno di noi ha la possibilità, mediante il rilascio del PIN, che si può richiedere direttamente all'803-164 IMSS, la possibilità non solo di vedere l'estratto conto dei propri contributi, ma consente anche di avere la visione e l'archivio di tutti i certificati medici emessi. L'obbligo del lavoratore, quindi, nella visita medico di controllo ha sostanzialmente due aspetti importanti, quindi il rispetto delle fasce orarie di reperibilità, sancito direttamente poi da norme cogenti di legge, e la collaborazione e cooperazione in sede di accertamento sanitario. Cosa significa in particolare la seconda? Nel senso che si deve fare parte diligente e attiva a comunicare appunto gli stati nei quali vi sia difficoltà a reperire l'indirizzo, ovvero nel momento in cui si debba allontanare. E quindi su questo tema andiamo sull'aspetto che succede quando c'è il lavoratore non reperibile al domicilio indicato. Quindi partiamo dal fatto e dal concetto che il datore di lavoro prende per buono l'indirizzo che è stato indicato sul certificato medico e che quindi il lavoratore indirettamente, prendendo con sé il certificato, ha confermato essere quello giusto. Qualora non venga appunto trovato, il medico di controllo lascia un avviso sul quale indica che il giorno dopo dovrà recarsi presso l'ambulatorio di riferimento dell'INPS per appunto il controllo dello stato di incapacità lavorativa. Vi può essere anche un altro caso, quello invece dove l'indicazione del medico di controllo dell'INPS, che poi fornisce al datore di lavoro, evidenzia che l'indirizzo indicato è sconosciuto. In questo caso deve partire subito un'istruttoria da parte dell'amministrazione per verificare se questo indirizzo indicato è corretto, se ci siano effettivamente le condizioni perché vi sia stata una confusione nell'indicazione, ovvero ci siano state delle problematiche oggettive che lo abbiano determinato, poiché diversamente è sanzionabile direttamente il dipendente che non ha dato tutte le informazioni utili a che possa essere espletato il profilo di reperibilità. Sempre per questo fatto dell'assenza del lavoratore durante le fasce orarie, abbiamo detto che è sempre importante, e qui lo si ripete spesso, la preventiva comunicazione di allontanamento dal domicilio. Quindi ricordiamoci che, essendo sempre attivo il numero 2115, c'è possibilità di poter avvertire che ci si allontana dalla propria abitazione. E quindi, non solo quindi il principio dell'obbligo di rispetto della normativa generale, ma debbano essere date tutte le utili informazioni all'amministrazione perché, come abbiamo poco fa ribadito, la giustificazione postuma è sempre e comunque aperta a che non venga accolta, tranne l'esclusivo caso di urgente e indifferibile allontanamento dalla propria abitazione, che dovrà valutarlo il datore di lavoro. Questa visita ambulatoriale all'INPS, però, allorquando viene lasciato appunto l'avviso, diventa ancora più difficile invece giustificare la non presenza. Intanto si ha il tempo tecnico chiaramente per poter programmare il giorno dopo la visita e nello stesso tempo quello di avvertire l'INPS stessa dell'eventuale impossibilità a recarsi a visita nell'eventualità fossero sopraggiunte situazioni di difficoltà. Attenzione, di questo scambio di
indicazione di differimento con l'INPS, deve esserci prova certa, poiché diversamente il datore di lavoro è costretto a sanzionare anche questa seconda assenza. Per quanto riguarda dei casi particolari che abbiamo osservato, bisogna dire che molti sono stati di fatto già inquadrati dalla giurisprudenza o dalla prassi. Il ritardo di apertura della porta al medico di controllo, purtroppo, per i colleghi che ascoltano, è sanzionabile. Così come anche l'assenza del nome sulla cassetta postale o sul citofono è sanzionabile, ovvero il numero civico che non è presente nella propria abitazione, oppure la difficoltà di accedere presso la propria abitazione. Immaginiamo un condominio dove vi sia un doppio cancello e per esempio, mentre nel secondo l'indicazione viene posta, nel primo no. In effetti qua già c'è giurisprudenza consolidata che determina la sanzione. E al fine di superare tutta una serie di situazioni un po' anomale, in effetti il tipo di sanzione che viene erogata varia caso per caso. Andremo poi più avanti a definire l'indice di questa sanzione. In effetti, già un elemento l'abbiamo qui direttamente. Un'assenza alla visita di controllo, stiamo parlando della prima visita di controllo, determina immediatamente la perdita totale della retribuzione per i primi 10 giorni di assenza in caso di assenza alla visita. Quando noi parliamo dei primi 10 giorni, ci riferiamo a quando è il periodo di prognosi, quindi prognosi il periodo secondo il quale il medico prevede l'incapacità lavorativa. Vi è un'ulteriore situazione nel momento in cui c'è una seconda visita di controllo, solitamente però avviene a breve termine dalla prima, vale a dire solitamente il giorno successivo. Nel qual caso ci sia nuovamente un'assenza del dipendente alla visita di controllo. Addirittura qua vi è una decadenza del diritto al trattamento economico nella misura del 50% per i giorni successivi ai primi 10 giorni che quindi si sommano. Da precisare che questa sanzione economica si somma alla ordinaria cosiddetta trattenuta brunetta. Sono due cose distinte e separate. Quella riguarda, diciamo, una trattenuta, la cosiddetta brunetta, che riguarda trattamento, una quota del trattamento accessorio del personale previsto da una norma di legge, la 112 del 2008, mentre questa è una sanzione economica che mira soltanto a punire l'assenza dalla visita di controllo stesso. Questa interruzione del trattamento economico di malattia che abbiamo detto e quindi la sanzione, attenzione perché non costituisce appunto una sanzione disciplinare vera e propria, per cui accanto può essere avviato un procedimento disciplinare vero e proprio secondo le indicazioni che formulerà l'amministrazione stesso. Quando si ripristina, poi in effetti abbiamo detto quella sanzione economica dell'assenza nel momento in cui non viene trovato il dipendente a visita di controllo, si ripristina dal momento in cui in effetti il dipendente viene sottoposto a visita, ovvero termina il periodo di prognosi. Abbiamo parlato sempre, e che prima di arrivare ai saluti finali, che ai fini dell'applicazione della sanzione economica è sufficiente la sola assenza ingiustificata del dipendente alla visita di controllo. Quindi attenzione a giustificare adeguatamente e preventivamente ogni assenza, sia alle visite sia all'eventuale allontanamento, perché ciò può costituire un profilo sanzionabile, non più poi sanabile.
Io ringrazio intanto per l'attenzione, per ulteriori approfondimenti ci vedremo in altri episodi.